Con il professore Vincenzo Orfeo, esperto di superficie oculare, parliamo di una patologia emergente, la secchezza oculare. Ma che cos'è esattamente, professore Orfeo? Noi parliamo di secchezza oculare quando abbiamo un'alterazione della lubrificazione della parte esterna dell'occhio, della superficie oculare. E queste alterazioni stanno diventando sempre più frequenti, anche per problemi di tipo sociale, oltre che problemi di tipo ambientale, inquinamento ambientale anche importante, e esposizione per esempio al computer, che ci porta, oggi tutti lavorano ore e ore al computer, e questo porta una alterazione della lubrificazione legata al fatto che il nostro cervello impone agli occhi una riduzione dell'ammiccamento, quindi battendo meno le palpebre non ridistribuiamo le lacrime, e allora quelle lacrime che ci sono nell'occhio evaporano più facilmente. Chi ne soffre in modo particolare? Allora sicuramente cominciano a soffrirne in tanti, nel senso che anche dei giovani che magari hanno una buona lubrificazione di base, sottoposti a questi stress continui, perché noi oggi utilizziamo telefonini, tablet, computer, e quindi la nostra attività tante volte di lavoro e anche di svago è quella concentrata su uno schermo, come vi dicevo, fa sì che il cervello faccia battere meno le palpebre, e questo battere meno le palpebre comporta spesso dei sintomi da iperevaporazione, come bruciore, sensazione di corpo estraneo e quindi dei fastidi agli occhi, anche degli appannamenti visivi momentanei. Anche lacrimazione, per esempio. Anche lacrimazione, alle volte sì, perché un occhio che tende a diventare asciutto, alle volte per irritazione, ha una lacrimazione paradossa, quindi insomma è l'occhio irritato che lacrima di più. E quando accade questo? Di solito la sera, la mattina? Allora, è tipico che in queste situazioni il fastidio maggiore sia la sera, perché dalla mattina cominciano gli stress della superficie oculare che poi si sommano nel corso della giornata fino ad arrivare alla sera, che questi pazienti hanno voglia di chiudere gli occhi e andare a dormire perché sentono proprio il fastidio di tenere gli occhi aperti. Come si cura la secchezza oculare? Si cura in vario modo, perché le persone che soffrono di questo problema sono tante. Per esempio, le donne dopo i 45-50 anni sono più esposte degli uomini per squilibri ormonali, ma anche andando avanti con l'età si nota di più questo tipo di problema, e le persone che usano lenti a contatto, per esempio, hanno spessissimo problemi di secchezza. Come si cura? Soprattutto con i sostituti lacrimali, quindi le lacrime artificiali. Ma le lacrime artificiali, che sono un ottimo presidio, spesso a base di acido ialuronico, non risolvono tutti i problemi. Allora, poiché esiste un'infiammazione, bisogna curare anche l'infiammazione, e alle volte è necessario utilizzare dei blandi cortisonici, sotto controllo dell'oculista naturalmente. Ma ci sono adesso una serie di tecnologie nuove che stimolano la produzione dei lipidi corretti da parte delle ghiandole di meibomio, per cui abbiamo dei trattamenti con della luce pulsata, dei trattamenti vari che ora sono indirizzati a migliorare la superficie oculare tramite stimolazione delle ghiandoline del bordo della palpebra. Quindi abbiamo una serie di possibilità, e il futuro sta migliorando per queste persone.